随分昔のことになりますが、僕が子供の頃です、夏休みになるとおじいちゃんのところに夏休みを過ごしに行ってたんですね。暑い日でした。ある日おじいちゃんが、目の前にたらいを置いて水を張って紙で折った船を浮かべました。そして言ったんです。教授、今は分かんないかも分かんないけども、人生っていうのはこの水に浮いた船みたいなもんだよって。もしこの船を欲しいと思ったら教授どうするんだと聞いたんですね。で、僕は水を手前にかき分けるように船が来ると思って、そしたら手前に水がかかるだけで船は来ませんでした。その時におじいちゃんが、教授、手を前に押し出してごらん。僕が水の中に手を入れて水を押し出すようにしました。そしたらちょっとの時間を置いてスーッと船が近づいてきました。これはおじいちゃんが言うには、世の中っていうのはただ単に欲しいものがあった時に自分でただ来い来いというわけではないんだと。自分が与えることによってということは、水を押し出すことによって時間がかかるかもわかんないけども、それは自然に自分の手元にやってくるということでした。彫刻家の永谷教授です。もうミラノは30年以上住んでます。まあ家が東京なんで時々東京には帰るんですけども、仕事場がもうミラノになってしまって、ブロンズ屋さんもミラノ、気がついたらもうこんな年になってました。彫刻家はいろんなマテリアルを使うんですけども、僕は9割ぐらいがブロンズにしています。ブロンズは特に火とかという要素が含まれていて、火というのはブロンズが溶けるということで、僕らが近づけない環境で彼らは溶けてそして形になるんですけども、そういう意味では非常に神がかりの力を感じます。Allora, mi ricordo anni 70, quando ancora ero in Giappone, ho visto grande mostra della scultori italiani. Dopo aver visto questa mostra, quindi il bronzo, caspita, bella materia, mi piacerebbe approfondire, a studiare questo metodo, a materiale. E dopo università di facoltà di scultura ho deciso di andare in corso specializzazione all'università delle arti di Tokyo, proprio c'è una facoltà della tecnica della fusione, e ho cominciato a fare diverse sculture e fondendo università, diversi pezzi, e poi svariando tante volte ho imparato qualche cosa per fusione cera persa e poi fare formare silicone, e poi dopo mi viene chiaramente una curiosità di conoscere di più fonderia europea. Io sono arrivato nella prima volta nel 78, dopo seconda volta che sono tornato nell'81,
grazie anche alla borsa di studio governo italiano, mi sono laureato, no, diplomato e anche Accademia di Brera, e poi seguito tutto fino ad ora, faccio ricerca della forma e poi senso della vita. Questa è una domanda che sempre mi faccio, da dove viene, dove andiamo, la verità, cercare se stesso, anche viaggiando, per conoscere meglio, anche conoscersi meglio, quindi mi piace molto anche viaggiare e forse anche lavorando con le sculture, secondo me sto viaggiando verso giusta direzione per trovare una risposta del senso della vita. A me piace molto un parole, senso generosità, generoso, perché la natura è molto generoso. Quindi vorrei che sì, anche la mia scultura diventino più generose, che chiaramente ogni singolo, magari, elementi che esprimono, per esempio, le case, oppure sasso, oppure la porta, però questa è una cosa molto simbolica, non è soltanto esprimere come oggetti, come sono fatti. Per questo che mi piace molto evocare, perché evocare vuol dire che uno che osserva bisogna far lavorare sensi, se no non riceve messaggi. Il mondo sempre è composto da semplicemente due poli, due fasi, che per esempio quando c'è luce chiaramente esistono l'ombra, bellezza, anche bruttezza anche esistono, e poi liscia, ruvida, anche senso caratteriale, anche cattiva, buona, tutti questi sono due contrastati che comprendere la verità. Infatti, quando prendiamo una cosa, bisogna avere minimo due dita per prendere, soltanto una sola non prende, e stessa cosa per prendere verità reale, e quindi questo non è un messaggio che do io, e esiste già nella natura questa, quindi cioè, dicono magari il famoso yin yang, che due poli che compongono il mondo. E questa realtà per capire, non soltanto per una facciata, ci sono tante facciate che più meglio tanto che poco per comprendere la realtà, però minimo bisogna avere due. E poi dopo ci sono tante sfumature che nostra vita, 50.000 di sfumature che circondati, e quindi queste esprimono il nostro sentimento. Però luce e ombra,
ruvido o liscio, molto chiaro comunque, se sentiamo decisamente. E quindi io sento anche questa sul materiale che esprimere, perché mi piace molto toccare e carezzare per capire la forma. Genere scultore che portano modello a fonderia e poi lascia a lavorare sia fusione sia rifinitura diciamo operai e bronzisti. Invece nel mio caso io dovrei sentire e piano con mia mano o sentire anche una finitura se qualche manca. Sempre vorrei intervenire subito e quindi molto probabilmente non diciamo se fosse se avessi lasciato tutti bronzisti il mio lavoro non verrà mai come desidero io e quindi è chiaro che dovrei seguire pezzo per pezzo nasce da mie mani sentendo, toccando o facendo assemblaggio, patina, fino a qui, e vorrei seguire A a Z con mie mani. Per bronzo a me è più vicino a me, mia preferenza, anche il mio modo di lavorare e poi sia anche gesso, anche bronzo, sono materiali veramente, sono eccezionali. E, per giunta il bronzo quando si ossida diventa diciamo, ossidazione diventa verde, rame, oppure con una patina con solfuro diventa nera, ossido di ferro diventa rosso, bellissima. E quindi si cambia la faccia, superficie, come vivere, come invecchiare, come nostra vita. E quindi materiale che a vivere insieme con noi. E questo che mi piace molto come materia, bronzo. Thank you.